ed è ancora la difesa del Lecce che recupera palla e si ripropone quando siamo nel dodicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. 0-0, ancora lo stadio di Via del Mare, ora prova l'incursione, si accentra e conclude con il sinistro e c'è il gol del Lecce! Il gol del Lecce con Butov! Grandissima azione di Pacilli, sostenuto sulla destra da Vito Francesco che gli ha portato via il raddoppio. Ottimo il tiro, buona parata da parte di Merlano, però sul secondo palo è arrivato Butov e a porta vuota ha messo dentro. Vantaggio dunque con Butov, rivediamo l'ottimo spunto Pacilli, la parata di Merlano che non può trattenere e Butov pronto al tap-in vincente. È un gol che va diviso per tre, come ho appena detto. Gran merito va sicuramente a Pacilli, ma se non ci fosse stata la sovrapposizione di Vito Francesco, probabilmente Pacilli sarebbe incappato in un eventuale raddoppio e con maggiori difficoltà ad entrare. Invece Vito Francesco gli ha portato via l'uomo, bravo Pacilli ad accelerare, ad entrare per vie centrali e altrettanto bravo Puto va a chiudere sul secondo palo. Lecce 1, Alto Vicentino 0, quando siamo a 13 minuti di gioco. Allo stadio di Via del Mare.